E Baldi giovani di grande speranza, bentornati sul canale. Oggi c'è roba nuova, raga. Perché ci eravamo lasciati con i 600 punti Infinite guadagnati dal grande Dark Oak, grande mazzo stupefacente, lo amo. Adesso ho bisogno di cambiare area, di provare qualche roba nuova. E mi ha intrigato il mazzo che c'è capitato contro, forse proprio in quel video, sai, che è il Good Cards Satyr. Come funziona il mazzettino? Come potete vedere c'è X23, dici tu che cazzo ci fa X23? Perché abbiamo Killmonger, abbiamo Nico Minoru. Possiamo distruggerla in qualche maniera, no? Può essere utile questa carta all'infuori del destro che la rende veramente fenomenale? La risposta è vediamo. Poi ci abbiamo Zabu, molto utile Zabu perché ci permette di fare tutte le nostre carte di forza 4 a costo 3. Poi ci abbiamo la grande giocata, Black Bolt Stature. Black Bolt Stature è veramente una bella combo perché ci permette di fare Stature a costo 1. Ma abbiamo anche Silver Samurai che può essere utile alla causa. Sono tutte carte che io non gioco da un sacco di tempo, tipo Tekken, Black Bolt, ma Black Bolt tipo mai, capito? Quindi adesso andiamo a vedere come si comporta, capito? Dinanzi alla miriade di player che vogliono farmi il culo all'interno di queste Infinite. Adesso bella mano iniziale terribile, frate. Non è terribile, sai. Non è per niente terribile. Me la terrei, però, sai. Uno o due cose mi può capitare. Zabu. Però mi terrei X23. Ok. Adesso la giocherei. Magari qui ci abbiamo Tekken da fare il turno 3. C'è Ravonna, va bene. Molto bella questa cosa. E vedi però che sei un pochino animale. Gioco. Beh, giochiamo Tekken qui. La voglio quella carta in più, sai. Ora possiamo fare una bella cosa, dai. Possiamo fare questo e possiamo fare di questo. No, scherzavo, potremmo fare questo e potremmo fare di questo. Dici perché non hai giocato Killmonger su Dekker? Perché abbiamo la miss, frate, c'ho tutte e due la stessa cosa, dai. Turno 5 fare Black Bolt adesso e fino a qui non si discute. Il problema è dopo. Il problema è il dopo, sì. Mi sembra che Black Bolt si potrebbe fare, sai. Il problema è che... Tosto quello, eh. Molto tosto quello. Molto tosto quello. Io Black Bolt lo devo fare, però. E se no Silver Samurai che cosa mi scarta? Con meno forza mi scarta Zabu. Ma Zabu lo andrei a giocare adesso. Quindi mi scarterebbe... Shang. No, frate, fammi giocare Black Bolt, dai. Non rischiamo. E lui mi farà Nairus, perché lui mi farà Nairus. Io vado a 15, vado a 5 in totale. Sì, si potrebbe fare. Non me lo gioca. Ok. Va bene. Adesso si suppone che lui con questo Void lo vorrebbe sfruttare in qualche maniera. Io devo fargli per forza questo. Io devo fare per forza questo. Io devo fare per forza... No, frate, cazzi. Nel senso, vorrei fare Shang invece. Vorrei fare Shang, vorrei fare Stature. Non lo so, frate, so combattuto fra Shang e Miss Marvel. So combattuto, ti dico la verità. Io vado a 5, però io qua vado a 10, frate. No, non scherziamo. Ora, indipendentemente dalla giocata, io posso fare pure una roba del genere, io qua vinco. Cioè, ti snappo pure, vediamo come mi batti, scusami. Indipendentemente che tu vinci al centro, non scherziamo. Capito? E lui non si aspetta. Godo. Beh, indipendentemente dalla giocata, raga, io avrei sempre vinto perché sempre Stature avrei giocato sulla Big House. Buona Stature. GG. Come il pane. Sorcio secco. Oh. Allora, io potrei fare subito Zabu. Mi copro per un eventuale Rogue, quindi la faccio al centro. Ok, un Destroy. Perfetto. E... Nidavellir, dici? Dice Nidavellir. A lui fa male. Infatti, a lui fa male perché le location in cui il Destroy deve andare ad occupare 4 carte per far qualcosa è veramente ostica come cosa, sai. Cioè non tanto Nidavellir, ma zona negativa gli facciamo un botto danno. Ma anche il mondo di Mojo, raga, io quando lo incontro che sto usando il Destroy bestemmia il mondo di Mojo. Perché mettere 4 carte in una location col Destroy è fattibile, però diciamo che non è lo scopo del mazzo, capito. Castello Blackstone, subito. Nico Minoru la gioco, sai. Nico Minoru la gioco.
Sì, la gioco perché posso fare così, prendo primo eventualmente, poi gli faccio Degen, gliela cambio. Pure questa è bella, sai. Pure questa è bella perché io già posso fare una roba del genere, sai. La posso fare una roba del genere. Snappo perché gli tolgo veramente una bella location. Se lui ci voleva puntare non ci punta più, infatti. E in più. Cazzo. Togliamo Jeff, molto buona. E lui gioca Dottor Doom. Ok. Molto bella questa. E ci conviene aspettare a giocare la Muramasa, sai? Ci conviene aspettare e fare Miss Marvel al centro, magari. Oppure addirittura Shang, sai? Sì, e poi c'è da dire che io come vinco quella location se non mi capita Jeff. Metto Zabu. Metto Zabu, frate. Sì, metto Zabu, dai. Metto Zabu. Metto Zabu, metto Zabu, metto Zabu. Medusa. Ok, le abbiamo vinto ipoteticamente. E Jeff le abbiamo anche levato. Lo Silver Samurai come il pane. Come il pane, Silver Samurai. Poi ipoteticamente potremmo pensare. Perché intanto la Muramasa se ne va. No, faccio questo, frate. Faccio questo, trastatevela. Faccio questo. Gli tolgo una bella cartina lì. Ok. Poi io gli faccio questo. Con meno forza. Teoricamente dovrebbe prendere la Muramasa e non X23. Ha pure Prio. Quindi a meno che non mi fa tipo una Liot in mezzo. Mezzo che la possiamo anche pattare in qualche modo. Vediamo. Sono pronto a darmi la pacca sulla spalla da solo, frate. Ok. E che pacca. Ora io vorrei sapere che cazzo ci faceva un magneto là dentro, visto che pensavo fosse un lockdown. Cazzo mi ha giocato? Lui era un lad. Mi ha giocato coso. E Doctor Doom. Perché cazzo mi ha giocato magneto? Dici tu si aspettava Shang. Ci può anche stare. Disastro quanto era ballante. Disastro quanto era ballante. Disastro. Fammi giocare Zabu qua. Poi non è morto perché la Steel ha fame. La Steel ha fame di bellezza, di grandezza e anche di snap. Non mi serve Silver Samurai per il momento, ma guarda tu. Guarda che non posso, cioè non è utile. Adesso. Jeff, non ha senso fare la Miss Marvel. Potrei fare una location a destra o a sinistra, ma. Perché? Visto che sul pot era ballante non si può giocare nulla. Comunque, la cosa che mi intriga. No, frate, non così però, non così, ma neanche a farmi così però. È un disastro questo. È un disastro perché mi sfancura tutta la play con Black Bolt, con Stadio, con tutto. Non ho niente per contrastargli ongoing. Cioè, questo sarebbe da abbandonare. Infatti, vediamo come procede il game, quello che ci combina lui, ma c'ha un bel Thanos su lui. Ma io concederei, frate, posso dire che concederei. Posso dire che concederei. Killmonger a merda. Dai, mi devi dare Shang, altrimenti è un disastro. Poi, eventualmente, con Silver Samurai gli andrò a scartare una gemma di merda. Cioè, ciao, fratello, ciao. Raga, Mobius ci countera come la merda. Ci countera come la merda. Cioè, con Stadio, che devi fare tu con il grande Mobius? Niente, prendi quel posto, no? Dammi l'effetto e si distrugge ora. No? X23. Bello, Stadio.
Mi incazzavo, frate. Mi incazzavo, no? È logica la cosa. Bello, non posso giocare nulla. Il pig lo potrei giocare, ma poi Nico me la copia in mano. Due pighi? No, grazie. Preferisco un porco. Allora, la cosa che mi viene in mente di fare è fare subito la miss. Così che me la copia in mano. C'ho due miss a disposizione. Sì, anche perché è l'unica play che posso fare, frate. Che dici? Però quel pig io lo metterei sulla stanza del pericolo, sai? The Wood. Blue Cage. Perfetto. Però sto pensando di fargli ugualmente Black Bolt. Se mi rimane Black Bolt lì vivo. No, a me conviene fare Killmonger, frate. A me conviene fare Killmonger. Conviene fare Killmonger e sperando che il Piggy resti vivo. Conviene fare una roba del genere, sì. Ma mi prende l'effetto di Miss Marvel apposta. Bello. Resta vivo. Ok. Incazzo. No, c'è posto. Beh, si suppone che lui abbia prio in qualche maniera, no? Io in tutto ciò come posso sperare di vincere? Allora, qui ci affidiamo al gioco, no? Qui ci affidiamo al gioco. Lui c'ha una Jane Foster da giocare che costa 8. Cioè, a forza di 8, no? Quindi penso che lui la giochi. Non è qui, frate. No, aspetta. Aspetta. Aspetta, perché io posso intanto pareggiare in qualche modo qui. Proviamo. Proviamo, sono 9, eh? Sono 9 punti forza a destra. Lì penso che lo faccia il coso, il Mjolnir, per forza. E noi vinciamo, lui si ritira, prenditi il mio. Ehi, calmo, frate. Ehi, lo faccio. Lo faccio. È a posto. Lo faccio. Vediamo che gioca lui. Abbiamo prio? No. Immagini Galactus. No, Werewolf. Werewolf più Zappo. Ok. Ora. Cioè io faccio Doctor Doom perché dico, boh, è una cosa bella fare Doctor Doom il turno 1, capito? Vabbè. Che devi fa? Dici. Dimmi di più, ti prego. Prego, dimmi di più. Facciamo Taken. Allora, la cosa bella che può capitare adesso è che mi fai trovare subito Killmonger. Altro Thor. Un altro. Ancora. Ma non vi siete rotti il cazzo di giocare sto cazzo di Thor? Dici no, è forte. Vabbè, sì, frate, dai, faccio. Sì, frate, ho detto. Sono ubriaco. Allora, mi può trovare sia Silver Samurai che Black Bolt. E anche Killmonger. Quindi, indipendentemente da quello che mi gioca lui. E indipendentemente da quello che mi trova, frate. Fammi trovare qualcosa di bello e interessante. Dai. Dai, frate. Non ne hai missa uno, il ragazzo. Non ne hai missa uno. Quanto sarebbe bello che sia Werewolf che Thor sarebbero qui a costo 10 e gli faccio Shank. Sarebbe bello fare una roba del genere. Infatti io faccio Silver Samurai, sai? E basta. Faccio Silver Samurai e basta. Magari qui lo faccio. Au! Eh? Vediamo. No, frate. Vabbè, oh. Ci avrà solamente una carta da giocare. Mi ha preso un colpo quando ho visto quello Spider-Man, cazzo. Meno male che giustamente il Piggy rimane 1-6. Cioè, non diventano 5-6. Che fatica. Allora, bello sto mazzo, divertente, alternativo. Oh boh. Che non lo so.
E mi ha dato parecchie soddisfazioni. Mi ha fatto fa pure due risate. Mi ha fatto anche morire di crepacuore all'ultimo game, fratello. Però, boh, è come se gli mancasse quel qualcosa, quella scintilla che dici tu, bello. Lo provo, capito? Cioè, così non mi dice nulla. Onesto. È molto bello, è divertente da giocare, ma non mi dice nulla sto mazzo, fratello. Fatemi sapere la vostra che cosa ne pensate del mazzettino. Se l'avete provato questo Stadior, perché se ne stanno trovando un bel po' di sti mazzettini con Stadior. A domani.